Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. In questo video, come promesso, vi volevo far vedere come ho organizzato il trolley che vi ho mostrato in un altro video. Allora, premetto, questo trolley è organizzato così in modo da contenere più o meno tutto quello che mi serve o tutto quello che ho per il make-up, scorte di cosmetici, eccetera, eccetera. Per poterlo trasportare eventualmente da una casa a un'altra e per tenerlo comunque nella casa dove abito, con le scorte e con le cose che magari non uso quotidianamente. Adesso è pieno perché ci ho messo tutto, perché da casa di mio marito me lo sono portato a casa mia. Bugia, però in realtà tutto tutto non ce l'ho messo perché ci sono alcune cosine che sono, già sulle mensole del mio bagno a casa mia. E qualcosa invece è rimasto a casa di mio marito perché sono nella fase che sto in tutte e due le case e non ho ancora traslocato per bene, non ho ancora traslocato per l'estate. Quindi vi voglio far vedere più o meno com'è possibile organizzarlo, darvi un'idea di quanta roba c'entra. E però ecco, tenete conto che non rimarrà così, rimarrà solo una parte degli oggetti che vi faccio vedere, mentre alcuni andranno a posizionarsi, cioè quelli che uso magari tutti i giorni, non staranno qui dentro. Magari ci tengo le palette, quelle migliori, insomma, tanto lo tengo in casa, non è che devo fare chilometri per andare a prenderlo. E vi ripeto, alcune cose sono rimaste a casa di mio marito. Io sono qui che mi beo del tintinnio di questi orecchini, ormai è già tanto che ce l'ho, ve l'ho fatti vedere, me l'avete visto in 10.000 video. Questi non sono sponsorizzati, nel senso non sono sponsorizzati, me l'ha regalati Roberta, Il Segreto delle Rune. Sono orecchini fatti con plastica riciclata e me li ha regalati e io ovviamente. Giustamente le faccio un pochino di pubblicità le volte che li indosso. Trovate questi orecchini su Il Segreto delle Rune, la trovate sia su Instagram che su Etsy. Su Etsy c'è proprio il negozio. E adesso gli ho commissionati un paio di avorio vegetali. Non vedo l'ora che ne arrivino perché saranno sicuramente bellissimi. Allora, io probabilmente devo cambiare un po' inquadratura perché mi rendo conto che così questo trolley che è qui sotto non lo vedete per niente e passerò a farvi vedere un pochino come l'ho organizzato. Eccoci qua. Allora, cominciamo con l'aprire la parte superiore del trolley. Che presenta questi cassettini nei quali ho messo un po' tutto. Allora, nella parte qua sotto più profonda ho messo una sponge che non la uso quasi mai, infatti è pulita, messa lì dentro. Poi qua sotto ci sono due palette, cioè questa qua della Elf e questa qua delle principesse Disney, che ha colori e illuminanti. Non sono soddisfatta al 100% dell'organizzazione perché mi piaceva tenere una cosa, cioè sono un po' fissatella io, però pensavo che mi centrassero in verticale le boccette, invece le boccette mi stanno solo in orizzontale nei cassettini. Vabbè, è così. Poi qui sotto c'è un espositore nel quale, che adesso sta qua, però volendo, se uno usa queste robe tutti i giorni, cioè per trasportarlo lo infilo qui e se no poi al limite può essere messo su una mensola. E qui ho altre, le mini palette, questa palette piccolina di McQueen, questa della House Labs, poi qua ho l'illuminante di Shiseido e qui ho diversi rossetti. Qua per esempio ho messo questi due perché li uso in abbinamento, nel senso che questo è un rosso cupo scuro molto invernale e adesso ci vado a mettere quest'altro rosato sopra per ottenere un effetto un po' sfumato che mi piace molto. Qui invece ho quello in nude di Shein che mi piace tanto. Qui c'è uno smashbox, anche questo lo uso in combo perché è un colore che non mi sta bene.
così come questi due tendo ad usarli in combo. Non sarebbe l'ideale perché questo è il Cream Last che crea una pellicola protettiva, però è un colore che non mi illumina, non mi piace, questo invece è troppo rosa e quindi tendo a usarli in combo. Invece qui ho una tinta labbra ed un rossetto più o meno dello stesso colore, un po' violaceo. E quindi ecco, mi sarebbe piaciuto tenere tutte le palette da sé, tutti i rossetti da sé, però dopo averci perso comunque un po' di tempo non ci sono riuscita. In quest'altro ripiano invece ho dei prodotti per la base, ho il fondotinta, quello della Clio a cushion, che adesso non lo uso perché è troppo chiaro, e qui invece ho il Good Apple che ho indosso oggi. Ecco, vedete, è un po' tanto giallognolo, non è male, però un po' giallognolo, si vede parecchio lo stacco col collo. Poi io non vado a tingermi collo perché mi fa proprio un'idea di sporco, quindi non mi piace. Qui ho messo anche la cipria, questa qua che adoro, che è come non averla, cioè la uso pochissimo, perché lo sapete, ho la pelle secca. E qui invece c'è la terra della We Make Up, molto bella, mi piace proprio tanto. Vi ripeto, queste cose non rimarranno così, perché per esempio il fondotinta, il Good Apple, essendo così scurotto, lo tengo a portata di mano in estate, quindi dovrò trovare come organizzarlo nel mio reparto trucchi in bagno, che non è proprio tanto, soprattutto nella casa estiva. Poi continuiamo con le basi. Di qua ho il fondotinta di She Glam, anche questo bisognerebbe che lo tirassi a portata di mano perché è scurino, quindi è da usare ora, da usare adesso. E qui ci sono i due correttori di She Glam, uno chiaro e uno scuro per fare il contouring. Qui ho due basi, il face primer della Isadora e il primer della We Make Up. No, We Make Up, Wake Up. Oh, porca miseria, anche la terra è della Wake Up. Faccio casino, ragazzi, scusatemi, ma le basi che li uso pochissimo, il pennarello per le sopracciglia, il fissativo del trucco della Wake Up. A casa del marito ho lasciato il fissativo invece della Physician Formula. E poi qui ho altri due correttori, uno di Mesauda, il Pro Light Concealer, e questo qua. A casa di mio marito ho lasciato un altro correttore di Mesauda e il correttore, quello sempre du il duo, quello giallo e rosato. Bon. Poi nella parte di qua ho un blush della Peripera. Ho la palette della Luvia, questa qua, la palette, il Modern Renaissance della Anastasia Beverly Hills, che è bellissima. Io, se devo trovare un difetto a questa palette, è il pack, che è bellissimo, però essendo di vellutino, cioè io quando mi trucco, magari tendo a toccare anche con le dita, e guardate, l'ho già sporcata. E poi qua sempre qua ho messo delle altre palettine, queste piccoline della Can Make. Queste sono deliziose e carine, se uno va via qualche giorno, invece di portarsi chissà quanta roba, magari si mette in valigia una di queste palettine. Sì, certo, non è che uno può fare 10.000 trucchi, ma insomma. E qui c'è un blush chiarissimo del Rome End. E quindi di qua vi ho fatto vedere più o meno tutto. E qua invece, in quest'altro reparto, abbiamo la Rock Romance di Mesauda. Amo questa palette. La palette di Natasha Denona, la Zendo, che è quella che ho usato oggi per fare questo trucco, che non è venuto bene perché l'ho fatto veramente al volo, ragazzi. Proprio un trucco fatto al volo. Poi qui c'è la tavolozza per mescolare i fondi quando lo voglio fare. Un blush di Mesauda, un ombretto, io amo questo ombretto della Catrice, è
è un colore che non ho trovato più da nessuna parte e lo amo follemente, perché non lo butto. Ho l'ombrettino di Bella Pierre, un altro blush in crema, e da quando ho scoperto il blush in crema praticamente quelli in polvere non li sto usando. E poi qui ho due mascara, altri due mascara sono a casa di mio marito, a casa mia, a casa del marito ho il Maybelline e quello di Anastasia Beverly Hills, qui ho quello di KVD e l'ultimo che ho comprato di Sheila Cosmetics, che è quello che indosso oggi, che ha un effetto molto 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 naturale, come anche questo di KVD, entrambi molto naturali. Quindi, e qui è così, diciamo che di roba ce ne entra e ce ne potrebbe entrare ancora, perché il cassetto quello sotto, come avete visto, è abbastanza vuoto. Poi, volendo, uno potrebbe tenere anche le cose sempre qui, però io sinceramente per truccarmi normalmente preferisco avere cose anche un pochino più a portata di mano nel bagno. Poi, allora, nel reparto centrale cosa ci ho messo? Una roba che non rimarrà qui nella valigina, ovvero che ci ho messo tutti i miei gioielli. E tengo tutto insieme, eh? Oro, bigiotteria. Poi ho usato la scatolina della Luvia, l'ho usata per metterci i gioiellini dentro perché mi piaceva. Ci ho messo, vedete, per averli tutti un pochino più a portata di mano senza dover aprire 4.000 scatoline. Ci ho messo un po' di robina mista qua e anche questa penso che la terrò nel cassetto più a portata di mano. Mentre qui vedete ho il mio anello, questo, insomma, questa qui diciamo che è servita per trasportarli, però quello che c'è di buono è che questi cassettini li possiamo anche prendere così, io lo posso prendere, cioè i suoi piedini antiscivolo sotto. E lo metto direttamente nell'armadio se voglio, senza trasbordare tutto nella scatola. Prima tenevo tutto in una scatola di legno, adesso ho questo qui, posso mettere questo direttamente nell'armadio e nel momento in cui dovrò ritraslocarmi non faccio altro che metterlo qui e portare via tutto. Che succede? Che se questo ora lo metto nell'armadio, quando poi rimonto il trolley rimane più piccolino e anche meno ingombrante. Nella parte sotto ci tengo le scorte, ovvero i prodotti che magari ho acquistato, che mi mandano le aziende e che ancora non ho, ora mi accuccio, e che ancora devo aprire, perché sinceramente io faccio così, non apro tutto insieme perché non mi va poi di buttare via la roba, perché comunque hanno un pao. E qui dentro ho messo le scorte di lime e bastoncini per le unghie, ho due smalti, uno protettivo e uno è quello, questo qua è un nude della OPI, altri tre smalti ce l'ho nel cassettino nel bagno, ma adesso non li sto mettendo perché sto facendo il trattamento rinforzante la mattina e la sera, quindi non posso mettere lo smalto. Poi qui ho la ricarica del fondotinta cushion. Ah, qua dentro ci sono tutti dei divisori. È un. Allora, lo faccio vedere. No, con la roba dentro non riesco a disincastrarlo. Senza roba lo tiro fuori. Diciamo che è un altro cassettino con dei divisori che posso tenere qui o che posso mettere nella parte anche quella intermedia del trolley. Quindi volendo potrei anche togliere i gioielli, metterli in un'altra scatola e dentro al posto dei gioielli metterci questo qua e avere un altro spazio dove mettere sempre cose suddivise, e nella parte sotto invece ci posso mettere cose più grosse, più voluminose, tipo voglio andare via e invece della valigia mi porto questo, ci metto il phon, insomma può essere utile. Poi ognuno una cosa del genere se la gestisce come gli torna meglio. E qua ho sempre delle cose di scorta, vedete, siero, contorno occhi, roba che ancora non ho aperto. Questo qua, una cremina di YesStyle. Poi mi sono arrivate anche nuove delle altre cose di YesStyle che vi farò vedere in un video apposito, che sono prodotti specifici per l'estate, per lavare il viso, la crema per il sole,
le ampolle alla cica e poi un altro siero, insomma sono diverse cosine che ve le farò vedere con calma in un video apposito. E poi qui sempre di scorta che cosa ho? Ho la cremina fissativa per i capelli, il colore grigio per i capelli, perché l'ultima volta ho aperto solo quello celeste, il grigio non ce l'ho mescolato. E poi ho le ciglia finte della Vinci Lash, le ciglia magnetiche, quelle che si dà l'eyeliner, che le tengo qui ma non le uso io, le uso per le bamboline, perché lo sapete che io le ciglia finte non me le metto, sono pigra, sono troppo pigra per mettermi le ciglia finte. E qui, ecco, è così la cosa. Qui c'è questo, sono curiosissima di provare questo siero viso. Insomma, con calma mi devo organizzare per provare tutte queste cosine senza sprecare roba. Ecco, facciamo conto che io non ci rimetto questo qua. A questo punto lo posso rimontare così. E il trolley rimane più piccolo e più basso. Vedete? È comunque un trolley finito anche così. Quindi se questo lo metto dentro l'armadio, questo qua che è più basso, volendo lo posso infilare anche sotto la scrivania. Quindi, aiuto. Ah, mi rinquadro per i saluti finali. Quindi io spero che abbiate trovato interessante. Se c'è qualcosa che volete approfondire, chiedetemelo nei commenti. Ovviamente non vi metto sotto in descrizione i link a tutti i prodotti che vi ho mostrato, ragazzi, per vedere le cose che uso comunque, di solito li metto nei vari video dove ne parlo, dove ve li faccio vedere. E poi comunque ho una lista su Amazon per quanto riguarda i prodotti appunto di Amazon, quelli che trovate su Amazon, lista make up, insomma ho tante liste, quindi se mi seguite lì io quasi giornalmente le aggiorno e metto cose nuove man mano che le trovo. E poi le cose di YesStyle, ovviamente c'è il mio link di YesStyle con il mio codice sconto. Bene, io vi saluto, sono stanca ragazzi, è venuto un caldo bestia, ho appena girato anche uno short in cui faccio il body pride, perché vedete le mie ciccette, avevo deciso di non acquistare più vestiti senza maniche perché mi sento a disagio. E poi ho detto, ascolta Monica, ma con tutto quel che ti è successo, ma ti devi fare questi problemi? E quindi se c'è un vestito senza maniche che mi garba, me lo prendo e non se ne parla più. Via, io vi saluto, vi mando un bacione e vi do appuntamento ad un altro video. Ciao!